Salve ragazzi e bentornati sul canale, io sono Frank e in questo video vi racconterò la storia di uno dei re più famosi e valorosi della Terra di Mezzo. Sto parlando di Théoden. E allora direi di iniziare. Théoden, detto Ednev, fu un uomo della stirpe dei Rohirrim, appartenente alla casa di Eorl, che visse durante la Terza Era. Da giovane era descritto come un guerriero forte e vigoroso, era molto alto, dalla fluente chioma bionda e con gli occhi azzurri che caratterizzavano il suo popolo, oltre ad essere dotato di grande coraggio. Essendo sua madre e la sua nonna paterna imparentate con la stirpe dei Dúnedain, in Théoden vi era una traccia di nobiltà e saggezza propria degli antichi uomini dell'Ovesturia, anche se per tutta la vita si sentì e si comportò come un Rohirrim in tutto e per tutto. Invecchiando, anche a causa della maligna influenza di Grima, Théoden ebbe un grave declino sia nel fisico che nel carattere, diventando debole e dubbioso. Infatti, nel primo incontro di Gandalf, Aragorn, Gimli e Legolas con il sovrano, questi viene descritto come un vecchio debole e stanco, anche se ancora dotato di uno sguardo ardente. Ma bastò l'intervento di Gandalf, il quale scacciò Vermilinguo e dissolse l'influenza di Saruman dal re, affinché il sovrano recuperasse il proprio vigore e la voglia di vivere. Théoden era il figlio primogenito di Thengel, sedicesimo re di Rohan, e di Morwen Acciaio Lucente, una nobile dama di Gondor di origine numenoreana. Poiché Thengel non era in buoni rapporti con il padre Fëanor, la coppia visse per anni a Gondor, più precisamente nello Sarnak, presso la casa di Morwen. Théoden, quindi, nacque a Gondor nel 2948 della Terza Era e trascorse i primi 5 anni della sua vita tra il Sarnak e Minas Tirith come un principe gondoriano. Qualche anno dopo, suo nonno Fëanor morì e Thengel si trasferì ad Edoras e il giovane Théoden ricevette un'educazione consona al suo ruolo di principe ereditario di Rohan, imparò a cavalcare e a combattere in molte guerre di frontiera contro i Dunladiani e gli orchi delle montagne nebbiose. Sposò Elfhild, una dama di Rohan, con la quale ebbe un figlio che fu chiamato Théodred, ma ella morì nel darlo alla luce. Succedette poi al padre Thengel alla morte di questi, e inizialmente fu un buon sovrano, coraggioso e capace. In seguito, sua sorella Théodwyn sposò Eomund di Alburg, terzo maresciallo del Mark, con il quale ebbe 2 figli, Eomer ed Eowyn. E quando i ragazzi rimasero orfani, Théoden li accolse nella propria casa e fu per loro come un padre. Il declino di Théoden cominciò quando questi iniziò a servirsi dei consigli di Grima Vermilinguo, divenuto primo consigliere del re, il quale era in realtà devoto a Saruman e si serviva della propria posizione per influenzare la mente del re ed estendere l'influenza dello stregone su tutta Rohan. Inoltre, i rapporti tra il re e Gandalf, sempre dietro i consigli di Grima, peggiorarono sensibilmente, tanto che lo stregone non fu più benvenuto a Edoras, soprattutto dopo che, una volta fuggito da Isengard, chiese per sé un bromanto. All'inizio della Guerra dell'Anello, Théoden, mal consigliato da Grima, si era mantenuto neutrale nei confronti di Saruman, nonostante le esortazioni del figlio Théodred e del nipote Éomer, che lo spronavano a schierarsi contro Isengard e a impedire ai soldati dello stregone di scorazzare liberamente per Rohan. Ma l'arrivo di Gandalf a Edoras permise a Théoden di scuotersi dall'influenza di Grima. L'infido consigliere venne dunque cacciato da Edoras, ed Éomer fu liberato dalla prigione dove Grima l'aveva fatto rinchiudere. Seguendo i consigli di Gandalf, Théoden decise quindi di affrontare le forze di Saruman. Dopo aver inviato gli abitanti di Edoras a Dunclivo sotto la guida di Éowyn, si diresse nella fortezza del Fosso di Helm con i suoi cavalieri e accompagnato da Aragorn, Gimli, Legolas e Éomer, così da attirare le forze di Saruman in un luogo dove la superiorità numerica non sarebbe servita a nulla. Dopo una dura battaglia, durante il quale il re guidò una disperata sortita contro l'esercito di Saruman, la vittoria arrise alle forze di Rohan, soprattutto grazie all'intervento di Gandalf, il quale, abbandonati gli assediati alla vigilia della battaglia, informò gli Ent e li convinse a mandare un esercito di Ucorni, ed inoltre riuscì a recuperare un buon numero di soldati, comandati da Erkenbrand e Lovesfalda, che dispersi ritornarono al fosso all'apice della battaglia.
In seguito alla vittoria, Théoden, su invito di Gandalf, si recò dunque a Isengard, deciso ad affrontare di persona lo stregone, che tanto dolore aveva inflitto al suo regno. Giunto all'ingresso della fortezza, fu accolto dagli Hobbit Merry e Pipino, incaricati da Barbalbero di accogliere gli ospiti e preparargli un banchetto con le provviste di Saruman, e dove scoprì il vero volto di Saruman e assistette alla cancellazione del suo potere. Ritornato da Isengard, Théoden giunse a Dunclivo assieme a Éomer e Merry, da lui nominato suo scudiero, da dove inviò messaggeri affinché attraversassero tutto il regno per chiamare alle armi i Rohirrim. Qui fu raggiunto da Hirgon, messaggero di Denethor II, che recava con sé la freccia rossa, che fin dai tempi di Eorl il Giovane era il segnale che Gondor chiedeva aiuto ai suoi alleati. Théoden riferì a Hirgon che sarebbe venuto con 6.000 lance, dispiacendosi di non poter portare con sé l'intero esercito di Rohan. Una volta radunati i suoi guerrieri, Théoden partì assieme a Éomer alla volta di Minas Tirith, passando prima per Edoras, dove ordinò a Merry di rimanere, con grande dispiacere dell'Hobbit. Il re giunse dunque a Ramas Echor, dove fece schierare il suo esercito. Dopo un breve discorso di incitamento, ordinò di suonare la carica, dando fiato per primo al corno di guerra, con tanta forza da spaccarlo, e lanciandosi in avanti a cavallo di Nevecrino, così veloce che distaccò di molto i suoi Rohirrim. L'esercito di Rohan travolse i nemici, schiacciandoli e respingendoli da buona parte del Pelennor, e Théoden uccise il Serpente Nero, re dei Sudroni alleati di Sauron. Ma un improvviso contrattacco degli Aradrin colse di sorpresa il re, e il suo cavallo fu colpito al ventre da una freccia. Il re cadde a terra rovinosamente, venendo dunque ferito in modo grave, e su di lui calò immediatamente il re Stregone, intenzionato a dargli il colpo di grazia, ma l'intervento di Éowyn e Merry impedì che si accanisse sul re. A raccogliere le ultime parole del re fu proprio Merry, che sebbene ferito riuscì a trascinarsi fin dove il re giaceva. Meriadoc lo Hobbit era rimasto in piedi in mezzo ai feriti, sbattendo le palpebre come un gufo alla luce del giorno a causa delle lacrime che l'accecavano. Attraverso un velo guardò la bella testa di Éowyn, che giaceva immobile, e guardò il volto del re caduto nel colmo della gloria. Nevecrino, nella sua agonia, era rotolato via lungi dal suo padrone, e tuttavia era stato lui il colpevole della sua morte. Allora Merry si chinò e prese la mano del suo signore per baciarla, ed ecco che Théoden aprì gli occhi ancora limpidi e parlò con voce calma ma con fatica. «Addio, messere Olbitla», disse. «Il mio corpo è a pezzi. Torno dai miei padri, ma anche in loro compagnia non avrò da vergognarmi. Ho abbattuto il Serpente Nero. Un mattino spietato, un giorno felice, un tramonto dorato». Merry non riuscì a parlare per le lacrime. «Perdonatemi, sire», disse infine, «per aver disobbedito ai vostri ordini e non aver saputo fare altro al vostro servizio che piangere nell'ora della vostra separazione». Il vecchio re sorrise. «Non preoccuparti, sei già perdonato. Non bisogna scoraggiare un grande cuore. Vivi ora e sii benedetto, e quando fumerai in pace la tua pipa, pensami. Ormai non potrò più sedere con te a Meduseld, come promesso, e apprendere da te i segreti delle erbe». Chiuse gli occhi e Merry si inginocchiò accanto a lui. Poi parlò ancora una volta. «Dov'è Éomer? I miei occhi si oscurano, ma vorrei vederlo prima di andarmene. Egli deve essere re dopo di me. E vorrei dargli un messaggio per Éowyn. Lei non voleva che io la lasciassi. Ed ora non rivedrò mai più colei che mi è più cara di una figlia». Il corpo del re fu dunque scortato in città dai soldati della sua guardia e adagiato in una camera ardente, ricoperto con un drappo d'oro e tra le mani Herugrim, la sua spada. Dopo la sconfitta di Sauron, il corpo di Théoden, scortato dai Rohirrim e accompagnato da Aragorn e molti altri, fu portato a Edoras, dove venne sepolto nell'ultimo tumulo della seconda linea della casa di Eorl, vicino a quello di suo figlio Théodred. E allora ragazzi, finisce qui l'emozionante storia del re dei Rohirrim, e prima di salutarvi voglio ringraziare tutti gli abbonati a questo canale che con un piccolo ma fondamentale contributo supportano ulteriormente questi contenuti, e mi raccomando lasciate un pollice in alto e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video. E da Frank è tutto, ciao ragazzi!